L'elefante fotoreale! Sì, Yukaria Ozora! Hai anche il suo autografo! Ce l'ha presentato un amico di mio padre e questa è la foto che abbiamo scattato proprio in quell'occasione! Vedi un po' com'è Yukari dal vivo! È carina da impazzire e poi ha una voce meravigliosa, canta come un usignolo! Mi piacerebbe conoscerla, perché non me la presenti? Cosa? Andiamo, non fare il prezioso, sai perfettamente che sono il suo fan numero uno! Parla chiaro, mi stai dicendo di no? Ehi, non ti scaldare, va bene, come vuoi! Stasera lo chiederò a mio padre, sentiamo cosa mi dice! Fantastico, andiamo a casa mia così mi racconti tutti i particolari di quando l'hai conosciuta, ti darò una montagna di biscotti! Allora vengo anch'io! Mi dispiace, tu non puoi! Cosa? E perché non posso venire? Non insistere, ho detto no! Dai, lascialo perdere! Non mi importa di conoscere Yukari! Ah, che rabbia! Sono così invidioso! Doraemon! Che succede? Ah, meno male, sei arrivato giusto in tempo. Devi fare qualcosa, e subito! Ti ho solo chiesto, caro, potresti darmi una mano oggi, visto che è il tuo giorno libero, ma mi sembra che questa semplice richiesta ti abbia dato molto fastidio, non è così? Come giustamente hai appena detto, questo è il mio giorno libero, quindi vorrei che mi lasciassi in pace! Lo sai che tutta la settimana lavoro come un mulo per guadagnare il pane! Ma che discorsi fai? Con questo vorresti forse dire che io invece mi diverto dalla mattina alla sera? Ma di sicuro non ti ammazzi di lavoro quanto me! Costa troppo, come ti permetti? Ti rendi conto? Vanno avanti così da almeno un quarto d'ora. Ho provato a calmarli, ma non mi ascoltano. Soltanto tu puoi riuscire a farli smettere di litigare. Tranquillo, ci penso io. Insomma, basta, adesso smettetela! Sta zitto, non ti picciare degli affari nostri! E va bene, visto che la metti così, farò quello che tu credi che io faccia tutti i santi giorni. Stasera non preparerò la cena, arrangiati, fa come ti pare. Non mi importa, non c'è nessun problema. Qui si mette male, devi fare subito qualcosa, Doraemon. È quello che vorrei, ma al momento sono un po' a corto di idee. Pensaci bene, non hai un ciuschi per fargli di appacificare. Dunque vediamo, fare pace. Ma sì, ho trovato. Allora, no, questa non va bene, e nemmeno quest'altra. Ecco, ci siamo. Questa è la foto del loro matrimonio, come pensi di usarla? L'elefante fotoreale! Mi spieghi cos'è? Usando questo ciuschi dalla fotografia appare la cosa vera che vi è raffigurata. Oh? Un attimo di pazienza e capirai. Visto? Ma è incredibile! Ecco qui il papà e la mamma appena sposati! Ehi, com'erano giovani! Amore mio, ti prometto che ti renderò felice per tutta la vita! Mi fa piacere sentirtelo dire, mio caro! Posso interrompere? Non vi conosco, chi siete? È troppo lungo da spiegare, però avremo un favore da chiedervi! Ti ho giudicato male, io ti credevo diverso! Mi dispiace deluderti, ma sono fatto così! Incredibile, non può essere che... E invece sì, siete voi due nel futuro. Oh cielo, quindi diventerò così vecchia e trasandata? Veramente non è questo il problema. Piuttosto non vi fa un certo effetto vedervi litigare così furiosamente e darvi addosso l'uno all'altra? Oh sì, non mi piace affatto. Già, è una cosa molto sgradevole. Non vi andrebbe di parlare con loro per farli smettere di bisticciare? Certo, è necessario. Su, vieni amore, andiamo. Ma adesso basta, smettetela di litigare. Ma voi siete... Come pensate che possiamo sentirci, noi sposi novelli, sentendovi litigare così? Resteremo senza sogni e senza speranze. Non è così, tesoro? È vero, ci amiamo moltissimo ed è triste vedere che ci comporteremo come due nemici. Ho promesso di amare e rispettare mia moglie per il resto dei miei giorni. Oh sì, hai perfettamente ragione. E anch'io il giorno delle nostre nozze ho promesso di amare mio marito per sempre. Te lo sei forse dimenticato? Oh, no, non potrei mai dimenticarlo. Allora vi prego di riconciliarvi subito. Non ci siamo certo sposati per litigare e insultarci a vicenda, vero tesoruccio mio? Verissimo, mia adorata. Quindi adesso basta discutere, hai capito bene? E vale anche per te. Non succederà mai più. Ci comporteremo bene. Amore mio, non è fantastico? Certo, sono così felice. Ecco, dopo 10 minuti l'effetto del ciuschi svanisce. È davvero grandioso. Avevo dimenticato quelle sensazioni dei primi tempi. Mi dispiace, cara, scusami. No, tesoro, sono io che devo chiederti scusa. Senti, ho un'idea. E quale sarebbe? Si può usare quel ciuschi su una foto presa da una rivista? Certo, è possibilissimo, perché? Grazie, lo prendo in prestito. Attento, caro Suneo, stavolta ti faccio vedere io chi conosce le celebrità. Vuoi degli altri biscotti al cioccolato? Bene, bene, sono ancora qui.
sono Yukaria Ozora, piacere di conoscerti. Wow, sei proprio quella vera. Per favore, potrei avere il tuo autografo? Oh, che stupida, non è il momento, scusami, è l'emozione. Avrei una richiesta da farti, se è possibile. Dimmi, di che si tratta? Vorrei far colpo sui miei amici, puoi venire un momento con me? Non ci vorrà molto tempo. Sì, certo, volentieri. Evviva, che bello! Allora, quando pensi che mi farei conoscere la grande Yukari? Dammi un po' di tempo, stasera parlerò con mio padre e cercherò di organizzare al più presto. Ah, è fantastico! Coraggio, prendine ancora se vuoi. Gian! Eh? Se non sbaglio è la voce di Nobita. Ho portato un'amica, posso entrare per favore? Ma chi avrà portato secondo te? Io non lo so, accomodatevi, avanti! Voglio presentarvi una mia cara amica, pronti? Dai, non tenerci sulle spine! Guardate un po' chi c'è, tada! È permesso? Spero di non disturbare. Non ci posso credere, Yukari! Non può essere! Ma non mi dire, è veramente una tua amica? Certo, altro che! Non riesco a credere ai miei occhi! Prego, Yukari, accomodati e benvenuta nella mia modesta casa! Grazie, sei molto gentile! Chiedo scusa! Mamma, prepara del tè! Non c'è mai quando ho bisogno di lei! Prego, vuoi dei biscotti al cioccolato? Grazie, ne vado matta. Scusami, potresti firmare un autografo? Ma che fai? Si può sapere, ce l'hai già il suo autografo. Perché glielo chiedi di nuovo? Che c'è di strano? Ne voglio un altro. Lascia perdere l'autografo. Ti andrebbe di fare una bella fotografia insieme a me? Così la faccio incorniciare. Nobita, non ti dispiace, vero? Ma no, ci mancherebbe, ve la scatto molto volentieri. Anch'io ne vorrei una. Ma che rompiscatole, tu hai già una foto insieme a lei. Con questo ne voglio un'altra. Su, non litigate ragazzi, mettetevi in fila. Ok. È quasi ora di andare, sarà meglio portarla via prima che scompaia. Ecco qua, Suneo, il tuo autografo. Lo conserverò gelosamente. Vado in cucina a preparare il tè, intanto fa come se fosse a casa tua. È tardissimo, devi tornare allo studio di registrazione, non è così, Yukari? Sì, purtroppo. Puoi restare ancora un altro po'. In effetti questa è decisamente migliore. Il mio fotomontaggio non è nemmeno paragonabile. Ehi, aspetta un attimo, che cosa hai detto, scusa? Niente. Hai detto fotomontaggio, ti ho sentito benissimo. No, no, ti sbagli, hai capito male. Sei preso in giro, ridammi subito tutti gli scatti che ti sei pappato. Dai, andiamo a per un pelo, giusto in tempo. Lasciami stare. Suneo, ben ti sta. Ora mi piacerebbe mostrare a Shizuka qualcuno che le piace. Shizuka! Ciao, come mai sei qui? Ho una cosa divertente da farti vedere, vuoi giocare con me? Veramente sto facendo i compiti. Senti, mentre aspetti che finisco puoi mangiare dei biscotti. I biscotti? Accetto volentieri. Che ti prende? C'è qualcosa che non va? Purtroppo. Dimmi di chi si tratta, magari posso aiutarti. Grazie, sei un amico, ma non credo proprio che tu possa aiutarmi, Nobita. Perché? C'è un problema di matematica che non riesco a risolvere. Ci ho provato in mille modi. Ah, tutto qui? Comunque hai ragione, io non posso aiutarti. Ma con una foto a disposizione posso farti apparire in carne e ossa un professore di matematica oppure Einstein o chi vuoi tu. Così può spiegarti tutto. Dici sul serio? E ti serve solo una fotografia? Sì, certo. Allora puoi far apparire questa persona. Ma come degli Sugi? Che c'è? Impossibile? No, è solo che non capisco perché fra tanti possibili scienziati tu abbia scelto lui. Vabbè, non posso farci niente se questa è la richiesta di Shizuka. Ciao, hai per caso bisogno di me? In effetti sì, ho un problema di matematica che non riesco a risolvere. Tu potresti darmi una mano? Certo, dimmi pure. Sei molto gentile. Stai attenta, perché non provi in questo modo? Hai ragione, sei così intelligente. Ma figurati, non esagerare. Non avrei dovuto farlo comparire. Prendi, vuoi assaggiare qualche biscottino? Li ho preparati apposta per te. Grazie mille. Sono deliziosi. Sei un dono del cielo, senza di te non so come avrei fatto, sul serio. Grazie. Non ne posso più, me ne vado. Quell'antipatico fa sempre la parte del principe azzurro. E poi anche Shizuka che fa la civetta con lui. Meno male che scomparirà fra 10 minuti. Sono a casa.
Vieni, è successa una cosa terribile. E ora passiamo alle previsioni del tempo. Che cos'è questo odore? Dopo essersi rivisti come novelli sposi, i tuoi genitori hanno ricordato la loro promessa. Cioè, quale promessa? Quella di aiutarsi a vicenda. Perciò papà preparerà la cena una volta a settimana, in modo che mamma possa riposare. Ti rendi conto? Oh no, non farà quel riso al carro. Sì, proprio quello invece, siamo spacciati. No, non me lo dire. E ora che facciamo? Hai qualche idea? Non lo so, sei stato tu a tirare in ballo questo Ciuschi, oh. Quindi sei tu che devi trovare una soluzione. Ma io non ce l'ho una soluzione. No, non voglio mangiare quel riso al carro, è tremendo, mi fa venire mal di pancia. Conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente,